Vai, tre. Sei pronto? Uno. Buonasera. Aspetta. No, cioè sta già registrato. Sì, vai, sì, vai. Io, no, io. No. No, che te ne frega. No, no, no. Continua, continua, continua. Essere perfetto. Ok, va. Via. 3, 2, 3, 2, 1, parla. Buonasera, signori e signori. Siamo davanti a un vero e proprio scandalo, raga. Siamo qui fuori alla taverna del pescatore. Ci hanno proprio derubati e abbiamo anche le prove. Abbiamo anche le prove di questa grandissima truffa. Grazie. Che è successo, ragazzi? Raccontate, Non girate che ho stato tutto stipendio vostro. No, allora scusate, noi non capiamo. Lei deve parlare in italiano. Allora, lei quando prende i tredicesimi adesso a Natale? Quando ha preso? €6.000. Ah, ragazzi. Ecco. 500 euro a testa, la pizza e la birra. Oh mio Dio, ragazzi, è proprio una truffa, ragazzi. Una truffa bella. Altro che e il buona. Monti, altro che Monti. Qui c'è qualcun altro che ci sta rubando i soldi. Allora, ma. Volevamo il mare e i monti. Mare ca. I monti trasito che ho detto che l'ha assato. Allora, ricapitoliamo. Il stai prezzo. No, combo, che non ti vedo. Lo so, combo, non è che. Allora, ricapitoliamo il prezzo di ogni singola cosa, ragazzi. Che scandalo. Una pizza margherita, allora, ragazzi, yeah. Quanto abbiamo pagato in totale? Allora, quanto avete pagato una singola pizza? Pizza margherita 200 euro, Coca-Cola 100 euro, coperto 200 assurdo, euro. Assurdo, ragazzi, ma questi sono proprio ladri. Ragazzi, poi per non parlare del guardaroba, io ho dovuto semplicemente poggiare il mio giubbino e mi hanno fatto pagare 10 euro solo per posare il giubbino. Mamma mia, ragazzi, è una truffa bella e buona. C'è lo zambino di Berlusconi qui, ragazzi. Quanto avete pagato le bibite? Abbiamo pagato 50 euro la Fanta e 70 la Coca-Cola. Mizzica, ragazzi, è proprio assurdo. E poi. Poi verso la fine è arrivato un cameriere. Ma volete la bazza caffè? Ma mi sei zitta, l'hai bazzato già tu. E ora. Fatto delle foto, fatto delle foto. Abbiamo anche che. Il muro delle foto. Ah. C'era anche un muro delle foto. C'era anche un muro delle foto, ma voi pensate che c'erano? Infatti sono andato là vicino, ho fatto niente. Ma quelli non l'ho mai visti, ma sono VIP, saranno VIP stranieri. Ha fatto il proprietario, ma quello è VIP, sono i clienti che si fanno la foto e mi dicono che non ci veniamo più. Yeah, boss. Bene, ragazzi, qui da G-Milione, la taverna del è tutto? È tutto, salve. Salve.